Sono i giocatori che sbagliano, gli sviluppatori che dovrebbero cambiare strategia, tanto guadagnano milioni lo stesso. Bravo, bravo. Hai toccato proprio un punto intelligente, un punto importante. Chi è che sbaglia, il videogiocatore o le case? È vero cazzo. Bravo. Perché se noti, bravo, non ci sono nemmeno più, ce n'è pochissimi, giochi che puntano su un determinato pubblico. Cioè, per dire, cercano tutti di puntare sulla massa. Invece magari manca un po' la cosa della passione, di dire cazzo, sto gioco mi piace perché è un genere, che ne so, lo strategico. Facciamo un gioco puntato su quelli che amano lo strategico, senza farlo open world, perché l'open world va, cioè solo per quella fetta di pubblico lo sviluppi con determinati soldi che sai che venderà più o meno quello, senza pomparlo di marketing, perché alla fine metà lo spende di marketing. È quello che rovino. Destiny ha speso un sacco di milioni più in marketing che in gioco. Sì, sì, infatti si è visto che comunque Destiny aveva delle carenze. Vabbè, è normale che comunque un MMO all'inizio non è che spicca, è normale. Ha bisogno di contenuti. Infatti adesso, da quello che ho sentito dai miei amici con cui gioco online, adesso Destiny si è comunque regolato, eccetera. Però ha fatto il boom di vendita all'inizio, poi è scemata la cosa. Anch'io per esempio io ho comprato la PlayStation 4 con Destiny, perché minchia, anch'io lo sai, lo voglio, vedo, voglio. Poi ovviamente escono poi le espansioni, eccetera, cazzo, io rimango indietro, proprio come ovviamente con The Division, che io puntualmente ho venduto perché mi ha cagato il cazzo. Ma non dico che è un brutto gioco, ragazzi, sia chiaro, sono opinioni personali queste. Certo. Ma è un MMO, quindi è giusto che un MMO sia così, deve essere migliorato, eccetera, eccetera. Però questi giochi che vengono pompati alla stragrande di marketing, eccetera, sono quelli di cui bisogna fare attenzione. Fate attenzione, perché molti giochi, per esempio, un gioco, tu conosci un gioco tipo famoso, è un gioco meno famoso ma figo, che non so se sono cagati nessuno. Ah, beh, sì, minchia. Cioè, faccio un esempio, The Darkness, il primo. È vero. Chi cazzo se l'è cagato? Bravissimo. A me fa impazzire. Un gioco obiettivamente bellissimo, perché io non ho giocato, però me ne parla bene, io mi sono guardato un po' di gameplay, eccetera. Una storia bellissima. Gameplay all'epoca era un po' ancora troppo radicato alla Play 2. Sì, vabbè, ma la grafica, ragazzi. Erano i primi anni, era 2006, forse era appena uscita la Play 3. Sì, beh, era uno dei primi giochi, tra virgolette, no? Sì. Comunque è un gioco bellissimo. Sconosciuto, diciamo. Poi quando è uscito il 2, allora ha cominciato, sai. Qualcosina, ha venduto comunque anche poco, mi sembra. Anche il 2, perché non è quei titoli nomi, no? Esatto. Ma ragazzi, perché i giochi fighi come The Darkness, come Alien Isolation, che è un gioco fighissimo, hanno venduto poco? Perché sono giochi di nicchia. Darksiders. Che è fallita. Esatto, vabbè. Perché sono giochi di nicchia che non pompano. Ma sono giochi che meritano, cazzo. Sono questi i giochi che dobbiamo finanziare noi. Cioè, i videogiocatori si dovrebbero coalizzare, cazzo, mettersi d'accordo e andare a fanculo sta gente che continua a fare stronzate. Cioè, perché purtroppo è diventata una moda essere un nerd, essere un videogiocatore. Vedete un sacco tipo di ragazze che fanno stream. Mo' meno male che è uscita la legge, il regolamento di Twitch, che si devono coprire, se no li mandano a cagare. Sì, è uscita. Ho fatto anche un video un tempo fa, un vlog, dove che Twitch dice: avete rapporto con i coglioni, copritevi donne, perché non è così che si fa lo streaming. Una videogiocatrice. Io infatti l'ho detto anche in mio blog. Se fossi stata una femmina, mi sarei davvero schifata di queste videogiocatrici. Per esempio, la mia ragazza, lei piace i videogiochi, eccetera. Però non è che va a puttaneggiare, anche perché si prenderebbe. No, sto scherzando. Sì, ma poi piccola nota. Lui ha una ragazza che gli piacciono i videogiochi. Sì, idolatratelo. Sì. Io sono una ragazza che gli fa cagare i videogiochi, quindi detto tutto. Vabbè, però ti ho detto che ci sono punti positivi e punti negativi su questa cosa. Te l'ho anche detto, quindi non so quanto sei sfigato su questa cosa. Forse sei molto fortunato. Perché avere una ragazza che a cui piace i videogiochi c'ha i suoi pro e i suoi contro, quindi tieni conto su questa cosa. Comunque, dicevo, dobbiamo coalizzarci, dobbiamo davvero aiutare sviluppatori come che ne so, Techland, oppure che ne so, come quelli di Alien Isolation. Loro per esempio non hanno fatto il 2 proprio perché non hanno venduto. Hanno detto: non credo proprio che uscirà un 2, non credo proprio. Che anche lì, comunque Alien ha venduto 2 milioni di copie più o meno.
Nel frate è bello. Però hanno degli standard troppo alti. Ma proprio per richieste di mercato standard. Hanno proprio, devono raggiungere quella soglia. Esatto, esatto, no, perché è giusto alla fine. Se una persona robe di, esatto. È giusto, perché alla fine se io ci ho speso, facciamo finta ragazzi, 100 milioni per fare un gioco, poi vendo un tot di copie e non mi ricopre mi ricopre a malapena le spese che io ho fatto per creare il gioco, per sviluppare il gioco, non mi conviene farne un seguito, che cazzo me lo fa fare? Ci perdo, rischio di chiudere. Comunque ricordiamo che, cioè, le case devono pagare gli sviluppatori. Esatto, cioè, esatto. Hanno un sacco di spese, devono pagare i fornitori. Esatto, le distribuzioni, lo stampaggio delle copie. Ma no, c'è un sacco di cose. Comunque, finendo il discorso che facevo prima delle ragazze, eccetera, ecco, quelle che fanno streaming, anche qui la moda di essere videogiocatrice, eccetera, anche questa cosa qui ha rovinato molto, ragazzi, l'ambito videogame, diciamo. Perché ci sono. Perché ormai videogiocare è di moda. Quindi magari, come diceva Tony, molte persone comprano quel gioco ma neanche l'hanno sentito mai parlare. Ma perché? Perché va di moda, ma va di moda a streamare, va di moda a fare visualizzazioni, eccetera, tutto quanto che fa, ovviamente per un tornaconto, per il denaro, eccetera. Ma su quello non dico niente, è giusto che uno fa qualcosa per il denaro. Però non è giusto parlare di qualcosa di cui tu non sai un cazzo. Ok, è questo. Per esempio, come Metal Gear, molte persone hanno letto un sacco di commenti. Ah, ma anche se non ho giocato gli altri Metal Gear, posso giocarmi nel Phantom Pain? No! No. Cioè, sì, ma no! Perché comunque non sai che cazzo è. Sì, ma no. Cioè, sì, ma no! Perché puoi giocare perché comunque è tanto per quello che è The Phantom Pain e lasciamo perdere. Ma non te lo puoi giocare un cazzo di Phantom Pain se non sai che cazzo è Big Boss, se non sai che cazzo è Ocelot, se non sai che cazzo è Miller, se non sai che cazzo sono, se non sai chi cazzo ha creato la Foxhound, se non sai perché cazzo è successo che la Foxhound si è sciolta, eccetera. Cioè, non puoi giocarti queste cose qui. Più altro perché perché ci sono un tot di giochi che hanno attorno a sé un velo di idolatricità. Beh, non mi viene la parola. Sì, abbiamo capito. Sì. Che quindi, cioè, a prescindere, boh, sono fighi. Quindi, sì, un sacco di gente, anche se tipo io con te, vabbè, noi scherziamo, ma se io andassi su un forum qualsiasi a scrivere Metal Gear mi fa cagare. Ma stiamo scherzando, sai quanti insulti mi beccherei? Quanti giusto, insulti? Giustamente. Eccolo, il fan maledetto. E tu non stai scherzando abbastanza, ti fa cagare. A me fa cagare, ma non mi piace, come non mi può piacere, che cazzo ne so. Perché tu hai sbagliato. Perché tu hai sbagliato, te l'ho detto anche scorse volte, tu ti sei giocato il 4. All'epoca l'avevo preso, non direi nemmeno che l'ho giocato all'inizio. Tu hai sbagliato perché tu dovevi giocarti il primo, il secondo, il terzo. Ma perché Metal Gear, tipo tu, c'hai il ricordo di... di quando ero ragazzino. E quindi ti sei portato questo affetto con Metal Gear e quindi ti sono piaciuti i seguiti. Ma guarda che non è così, Sai perché? Perché io quando ho giocato il primo, io purtroppo ragazzi ero un cagasotto, lo ammetto, lo sapete benissimo, avevo paura pure di Metal Gear, il primo. E infatti, mi ricordo che non l'ho mai finito quando ero ragazzino. Poi sono andato qualche anno fa, un po' di anni fa, sono andato a riprenderlo, eccetera, quando ho fatto tipo i gameplay di Metal Gear. Poi me lo sono giocato per cazzi miei, perché alla fine avevo fatto dei gameplay al razzo. E da lì che poi me lo sono giocato bene, eccetera, eccetera, mi è venuta voglia, allora riprendo di nuovo il 2, eccetera. La storia del 2 è molto complicata, che non starò qui a dirvi perché non è la sede giusta. E da lì allora mi sono innamorato proprio fortemente, anche perché giocato da bambino non riesce a comprendere molto bene una trama. Un sacco di giochi, non perché muore. Comunque Metal Gear ha una trama molto profonda, molto, molto complicata, soprattutto il 2, mamma mia! Il cervello te lo prende, te lo strizza, te lo butta, te lo violenta, non lo so che cazzo dico, perché è complicato, parla un sacco di cose. Quindi Metal Gear non è un gioco semplice, per questo che io dico che se tu non hai giocato gli altri Metal Gear non ti puoi giocare di Phantom Pain, porca puttana. Non perché non puoi, perché ti perdi, perché non riesci a capire due stronzate, cioè, non capisci un cazzo della storia completa proprio. Non perché magari non capisci chi è questo personaggio qui, magari lo impara a conoscere durante il gioco. No, ma lì ci ricolleghiamo al discorso che appunto c'è sto velo di idol elettricità. Esatto, sì. Che comunque tende, appunto, la gente, Metal Gear, esce il 5. Porco zio! Minchia, lo devo prendere! Quindi i ragazzini, e chiaramente chiunque che non ha mai giocato gli altri,
chiede, no? Posso giocare? Poi se anche tu gli dici no, non puoi, non capisci un cazzo, loro lo comprano perché va di moda comprarlo, punto. Il problema è sempre quello. Il problema è quello, non sta... sta proprio nelle mode in sé. Che ne so, va di moda la kefia, boh, tutti si comprano la kefia, va di moda il cavallo basso, tutti si mettono il cavallo basso. E coi è la moda. E coi videogiochi adesso sta prendendo piede, perché prima secondo me era un po' più di nicchia come... ma prima se giocavi ai videogiochi eri uno sfigato di merda. Sì. Ma prima minchia era così che funzionava, prima ero uno sfigato del cazzo se giocavo, adesso minchia sono un figo della madonna, se non giochi sono un coglione. Sì, cioè è così che funziona, ma fuori di testa la generazione del cazzo. È andata fuori controllo. Fuori di testa, poi la mania dei cellulari, anche altri discorsi che un po'... No, dove non li comprendo queste cose. La tecnologia sta avendo un botto, un boom pazzesco. Sta rovinando. Sì, sta degradando. Rovina tutto, cioè, i rapporti interpersonali. Esatto, sì, poi boh, poi io sinceramente ragazzi parliamo della PlayStation 4, ok? La PlayStation 3 non era così social, anzi quasi niente social, a parte il giocare assieme con gli amici. Sì, qualcosina. Adesso mica si collega su Facebook, va su internet, anche la PlayStation 3, però adesso molto più veloce. Poi fa quello, fa quell'altro. Sì, puoi streamare. Puoi streamare, che poi è una cosa figa perché lo faccio anch'io, ok ragazzi? Però è diventata... non è più una console da videogioco, è una console che molte persone... Un mio amico, per esempio, PlayStation molte volte la usa per andare su internet, per guardarsi video su YouTube, che non è male come cosa, ok? Cosa multimediale. Esatto, non è male, occhio, non è male. Però si perde l'idea di che cos'è una console, solo quello dico, si perde che cos'è una console. Sì, il fascino di mettere il gioco, giocare. Esatto. Per il puro piacere di giocare. Esatto. Invece di, sai, accenderla per... Minchia, si è connesso tizio, oh, ora minchia gli scrivo che sto andando a cagare. Un po' come faccio con... Vedetemi in live di Dying Light che ho fatto qualche giorno fa. Lo fa vedere. Oh, al cesso non si comanda. Esatto. Che poi è una cosa figa, ragazzi, che siamo riusciti a scoprire come fare per sentirci bene nel video. Infatti, sì, ora vengono bene i... Esatto, infatti vi possiamo dire tranquillamente che quando avremo tempo tutte e due faremo dei live. Assolutamente. Quindi figa, questa cosa. Fantastico. Qui.